Passando alla parte politica, io non so se con i colleghi ci stiamo accorgendo di quello che stiamo andando incontro con questa scelta. Si tratta della più pesante edificazione sulle più importanti spazi non edificati della città di Milano. E il mio primo commento riguarda la modalità di condivisione con le zone che è stata citata pochissimi secondi fa, cioè andiamo nelle zone e sentiamo le necessità. Una volta che abbiamo deciso cosa fare, quello vuol dire imporre e spiegare perché abbiamo fatto una scelta. L'ascolto andava fatto a monte e c'è stato. È stato uno dei cinque referendum del 2011 che dicevano raddoppio del verde. Raddoppio del verde in questo momento per i metri quadri della nostra città è possibile in un solo modo, vincolando gli ex scali ferroviari, che sono l'ultima grande possibilità di pianificazione urbanistica nella città di Milano. Quindi la mia prima richiesta non è nei confronti dell'assessore, nei confronti della maggioranza e dell'opposizione. Prima di tutto, se come opposizione ci siamo su questa battaglia, cioè la giunta sta andando a cementificare con 676.578 metri quadri le ultime aree che abbiamo in città. E dall'altra parte alla maggioranza, che ha un programma elettorale molto chiaro, oltre che al rispetto dei referendum come obbligo. Io sarei stato ovviamente molto più. Sarebbe stato realistico avere dalla giunta un'affermazione di questo tipo. Noi stiamo andando contro il nostro programma perché non abbiamo altre alternative. E stiamo andando a costruire, e nello scalofarini abbiamo visto quanto costruiamo, 401.000 metri quadri. Perché ne abbiamo bisogno? Perché dobbiamo costruire? Questo sarebbe stato realistico, ma non è stato detto. E noi non stiamo andando a costruire 600.000 metri quadri per magia. Lì sono aree piatte. Se la politica non sceglieva di renderle edificabili, rimanevano piatte. E questa è una responsabilità politica immensa della Giunta Pisapia. Quindi la mia prima domanda, oltre al parere politico ai miei colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, è qual è l'impatto economico di questa vicenda, dato che nelle slide manca. Qual è l'impatto economico? Quale sarà il nuovo valore delle aree una volta edificabili, dato che lì c'erano i binari e l'erba? E gli oneri di urbanizzazione? Spero di aver trasmesso l'importanza di questa battaglia e facciamo presente che insieme ai comitati cittadini daremo battaglia per ogni singolo scalo di questi, perché i cittadini si sono espressi e hanno chiesto di lasciarli non edificabili, vogliono il verde i cittadini e per questo la nostra proposta, la ribadiamo, è di vincolare le aree di tutti gli ex scali ferroviari, indicate dall'accordo di programma, alla sola funzione di verde pubblico. E di vincolare ogni edificio di pregio architettonico insistente sulle aree alla funzione di servizio pubblico. Questa è la nostra proposta. È chiaro che i soldi per la bonifica possiamo non averli oggi, né per renderli verde attrezzato o fruibile, ma non possiamo permetterci di comprometterci questa possibilità in futuro, quando quei soldi probabilmente li avremo e potremo valorizzare realmente le aree. Quindi non ha senso cementificarne la metà, e sappiamo benissimo che l'altra metà che è parco non sarà un parco, è il rimanente delle aree tra gli edifici, come succede in tutti i programmi di intervento. Quindi io ho messo un po' di elementi sul tavolo, mi aspetto un dibattito che vada molto oltre la commissione di oggi su questo argomento. Grazie.